Trippier, tocco corto per Carrasco che può cercare il cross che arriva, basso arretrato, eccolo, apre il fuoco Luis Suarez, apre il fuoco il pistolero, ribaltone a Wanda Metropolitano, Luis Suarez sommerso dall'abbraccio dei compagni e del popolo colchonero, 2-1. Tre metri dalla porta di Ruben Blanco, Messi oltre la barriera, ancora Messi, formidabile, 2-1 sulla sirena, siamo nella stratosfera. Non riesce a portare subito la battuta, poi si appoggia corto per Leao, Rafael Leao delina San Siro, il Milan in vantaggio, Rafael Leao 1-0. L'impostazione del City con Fabinho e Bernardo Silva che scambiano, Fabinho al centro, Falcao! Il ruggito del tigre! 1-1! Ha pareggiato il Monaco! Con Falcao! Al centro c'è Mbappé, invece davanti a Capascello, Mbappé sfonda la rete, 2-1 per il Monaco, è nata una stella, all'Etihad, Kylian Mbappé. Mar, lungo per Falcao, in velocità per duello con Stones che ci mette il fisico ma non trova il pallone, ancora Falcao, il lob, Falcao sombrero, ancora il tigre, 3-2, io non ci credo. David Silva, sul primo palo c'è Sagna, torna il più profondo per Stones, poi Agüero, al volo, 3-3, anche il Kun con una doppietta, risponde a Falcao, 3-3, partita favolosa. Atteso, doppia deviazione e poi il 4-3 di Stones che si fa perdonare l'errore sul gol di Falcao. Isco può anche calciare in porta, volo top class, cosa ha preso? Ne credo, ancora vince il rimpallo, va a sinistro, il morso dello squalo, Alvaro Negredo all'improvviso ha pareggiato il Cadice con il Tiburon, implacabile. Moreno ha trovato il primo intervento di Danilo che cerca subito la profondità per Vlahovic, ottimo il controllo, e destro in porta, pallonetto, il primo pallone toccato in carriera in Champions League, il gol più veloce di un giocatore della Juventus al debutto in Champions, Vlahovic si abbatte sullo stadio della Ceramica e lo disintegra con un colpo fenomenale, 1-0. Rakitic, ecco Messi che si è girato sul controllo, ha evitato quattro avversari, Messi sinistro alle spalle di Mitrovic, torna al gol con una rete fantastica, Leo Messi, il Barça è avanti, Messi torna a esaltare il Camp Nou, di nuovo ai piedi del suo imperatore. Partito fra tre avversari, un altro tunnel sul controllo e poi il tocco sull'uscita di Dimitrovic, sul recupero di Pope Diop. Siamo nella stratosfera.
3 contro 3, tocco largo per Mata, scambio corto con Nesional che prepara il destro, Courtois, formidabile, insuperabile, il drago Courtois. Dacci oggi un altro ennesimo miracolo quotidiano, drago Courtois. Va sull'interno, palla centrale, colpo di tacco, Darwin Núñez! La legge di Darwin! Darwin Núñez! Liverpool in vantaggio con un gol favoloso! Scordinato, De Bruyne, sinistro, traversa, poi Haaland, 2-0, boom boom, 1-2, micidiale! Ecco Messi! Tra 5 avversari, sinistro, fantastico, stratosferico Messi all'improvviso per il gol del 3-1 del Barcellona, 50° gol nell'anno solare, 3-1, risolve tutti i problemi, Lionel Messi. Efficacia nella sua manovra, Rodri controlla, evita l'aggressione di Musiala, prepara anche il sinistro, Rodri, Manchester City in vantaggio con un gol favoloso di Rodri. Ci voleva una grande giocata per rompere l'equilibrio, l'ha fatta Rodri, uno dei giocatori che magari ti aspetti di meno. In questa stagione, ma l'ultimo gol con il club risale alla fine di ottobre. Avanza Haaland che prepara il sinistro, è un cross per Bernardo Silva! Bernardo Silva! 2-0 per il Manchester City! Cross di sinistro, lungo per Haaland che arriva sul colpo di testa di Stones, Erling Haaland punisce il Bayern Monaco, 3-0, risultato ora pesantissimo!